Questo è un Guinness World Record. Bello, buono. Fate il vostro, signori, fate il vostro. La per difficoltà come c'è adesso. Calcola bene la distanza. No! E bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti in questa nuovissima serie su YouTube Italia della 100 Palloni Football Challenge. Signori, quest'oggi inizia una nuova challenge su YouTube. L'ho detto un po' in questi ultimi giorni che ho voluto ideare questo format andando a prendere un video di Pirlas che hanno fatto qualche annetto fa. Signori, secondo me potrebbe essere un format interessante perché vogliamo andare a capire su 100 palloni effettivamente quanti di questi palloni gli ospiti riusciranno a segnare. Abbiamo disposto 100 palloni tutti di fila. Ovviamente ci saranno delle difficoltà che dopo vi andremo a spiegare, ma adesso farei entrare il primissimo ospite di questa challenge, signori, ovvero Gnabry, colui che l'ha già fatto. Allora, sei pronto a dare le danze, a dare il via a questa nuovissima challenge? Ah, sicuramente sì, perché potrei avere 100-200 ospiti, ma il primo rimarrà sempre il primo. Il primo rimarrà sempre il primo. Ovviamente, signori, non sono io il primo a provarlo perché ancora sono reduce dall'infortunio. Questo in realtà era il mio speciale 500.000 iscritti che volevo andare a realizzare, che purtroppo, siccome non ci siamo ancora arrivati, ma magari potrebbe essere lo speciale 500.000 iscritti e proprio il mio episodio. Se no 500 palloni. 500 palloni. Quindi ragazzi, iniziate a lasciare like, supportatemi, iscrivetevi al canale, perché a 500.000 iscritti farò uscire l'episodio speciale, ovvero la mia di challenge. Quindi proverò io questa challenge e vedremo quanti palloni riuscirò a segnare su 100 palloni. Tu oggi, quest'oggi, quanto ne segni? Allora, siccome è la prima volta, più della metà per forza. Più di 50? Sì, almeno di 50. 60-65. 60-65, però sappi che non è così semplice. Non essendoci uno storico, sparo. Allora Gabri, ci siamo, siamo arrivati al primo pallone di questa challenge. Ti farei entrare colui che ti andrà a spiegare per filo per segno come funziona questa challenge. Ah, ovvero il giudice designato per questa challenge ufficiale, Andrea Cantinotti, wow. Eccolo qua. Allora, le regole sono molto semplici. Hai dal primo pallone al 50esimo ogni 10 un pallone bonus. Dal primo al 50esimo la palla non potrà rimbalzare prima della linea, se no il gol non vale. Attenzione, perché c'è una difficoltà in più. Dal primo pallone fino al 30esimo avrai un minuto solo per calciarli tutti. Ah. Sembra tanto, ma ti assicuro personalmente che non lo è. Dal 50esimo pallone in poi la palla può anche rimbalzare prima. L'importante è che sia gol. E ovviamente era scontato dirlo, i palloni non si possono toccare. Se c'è qualche problema, dice a noi e noi lo spostiamo. Sì. Capito? Tutto chiaro? Tutto chiaro. Bene, direi che possiamo proseguire con questa challenge. Andiamo a presentare la cabina di regia e poi partiamo. Let's go! Una bellissima regia, ragazzi, composta da 80. Il Pippegas. Ciao! Ciao, chi sei tu? Isaac Shaw, allora, signori, e dal fenomeno inglese, ragazzi, Yassin Fares. Allora, ci siete? Siamo pronti! Siamo pronti! No, la domanda è... Dobbiamo massacrarlo. Dobbiamo massacrarlo, beh, certo. Arriviamo. La domanda è, lui è pronto? Lui è pronto per questa sfida? A freddo, quanti ne fa? Secondo me, poco sopra il 50%. Quindi 55, 56. 40. Oh, 40. Per me sopra i 60. Sopra i 60. Sopra i 60. Okay. Ricordiamo che la palla non può cadere, cioè non può rimbalzare, giusto? Fino a 50 non può rimbalzare. Ok. Dopo 50 può rimbalzare. Secondo me sì, intorno al poco più del 50%. 50%. Okay. Bene, signori, la cabina di regia è pronta a commentare la challenge di Gnabry. Partiamo direttamente con questo primo pallone. Let's go! Ragazzuoli, prima di proseguire con questo magnifico video, vi volevo parlare della news dell'ultimo momento. Marco Materazzi su World of Warship e la possibilità di vincere un PC custom. Sì, avete capito benissimo, ma facciamo un attimo un breve passo indietro.
Che cos'è World of Warship? World of Warship, signori, è un gioco di combattimento navale a squadre con tre tipologie di armamenti: artiglieria, siluri e aerei. Più di 650 navi storiche provenienti da 13 nazioni diverse sono disponibili. E pensate che tra questi 45 appartengono al nostro paese. Le navi sono progettate sulla base di documenti storici e progetti reali risalenti alla prima metà del XX secolo. Il gioco offre una grafica mozzafiato, una larga varietà di mappe e zone portuali, tra cui anche Taranto. Il gioco è in continua evoluzione. Ogni mese ti aspettano nuovi contenuti, tra cui collaborazioni con altri giochi, gruppi musicali ed anime, eventi speciali per le feste, nuove missioni e Battle Pass. Non ti annoierai proprio mai. Gli utenti che si registreranno attraverso il link trovato in descrizione avranno accesso ad un esclusivo Starter Pack. È il momento migliore per provarlo. E le sorprese, ragazzi, non finiscono qui, perché un grande gioco ha bisogno di un grande capitano. E direttamente dal 2006 la personalità più decisiva del mondiale fa il suo ingresso. Il leggendario Marco Materazzi sarà disponibile come capitano dopo aver completato 15 battaglie. Pronto a guidarvi alla vittoria usando la sua voce appositamente registrata per l'occasione. Però voglio darvi un'altra grande notizia. Solo per voi, i giocatori che si registreranno e giocheranno almeno una partita entro il 20 maggio 2024 avranno la possibilità di vincere un PC personalizzato. Che volete di più? Scaricatelo subito anche voi e ora ritorniamo alla nostra challenge. Allora ci siamo, tutto pronto, un minuto di tempo, i primi 30 palloni. Tra 3, 2, 1, via! Sì! Buono! Buono, 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 eh beh, i primi sono facili, quello non vale, eh sì, non puoi toccarlo, sì, 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 buono, 25 secondi sei, buona, buono. Bene così, bene così, bene così, hai l'ultimo, bene così! Signori, 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 allora ci hai messo 40 secondi, potevi anche prendertela con più calma, te l'ho detto, un minuto sembra poco, ma in realtà non è neanche poi così poco, ragazzi, 40 secondi e 23 ci hai messo. Come ti è sembrato questa primissima parte? Devo prendere il ritmo, peccato che ho beccato un pallone lì, mi ha un po' destabilizzato mentalmente e si poteva fare un pochino con più calma, quindi 3-4 palloni li ho un po' mangiati. Ci l'assistente. Quanto ha fatto? Quanto pensi di aver fatto su 30 palloni? Secondo me 22. Proprio così. 22! Assurdo! Assurdo! Signori, è assurdo! 22! Sono riuscito a calciare e contare in contemporanea. Wow! 22 su 30. Dai, non è male. Non è male. Però adesso la difficoltà aumenta perché gli ultimi 20 palloni non può rimbalzare la palla. Può rimbalzare. Cosa? Hai tutto il tempo che vuoi, ma non può rimbalzare. Va bene. Ci sei? Ci sono, ci sono. Dai, allora, let's go! 22 palloni. Però questi erano quelli vicini, attenzione. Sì. Bello. Parti, non puoi rimbalzare. Palo! Palo, non è gol! No, ha rimbalzato prima. Questo è buono. Questo è buono. Bisogna prendere un po' le misure. Questo è buono. Questo è buono! No! Questo non è buono! Questo non è buono! No, anche questo no! Ma chi? L'ho detto! Il pallone bonus! Dai, 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 dai! Questo è buono! Buono, 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 dai! No! Questo è fuori! Bellissimo gol! Bello anche questo! Oh! Questo non è buono! Attenzione! Questo è traversa! Non ci credo! Gol! Gol! Bello, 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 bello! Attenzione! Bellissimo! Dai, apri! Dai! Bello! L'ultimo! Il cinquantesimo! La palla da football americano! No! Signore!
farei i miei complimenti, Gabri. Allora, che difficoltà stai trovando? Allora, diciamo che bisogna più operare di intelligenza, non cercare il bel gol come ho fatto io qualche volta. Sì. Però sì, bisogna calibrare la potenza per questi. Da qui in poi sarà tutta altra cosa, anche perché cambiano le regole in tavola. Ora non hai più l'obbligo di non far rimbalzare il pallone, quindi il pallone può rimbalzare, ma attenzione, adesso hai degli ostacoli in mezzo che ti possono quei palloni non possono essere toccati. Sono curioso, caro mio assistente. Purtroppo questa serie è male. Aia. Secondo te quanto hai fatto? Come altri 10 ne ho fatti massimo. Perfetto. Ragazzi, è una macchina, perché è l'unico, non so se è l'unico, perché è il primo. Che magari riesce a contarli mentre calcia, quindi chapeau, io non ce la farei. Però... sono concentrato sul contarli e non mi concentro sul tiro troppo. Quindi siamo su un totale di 32 su 50. Ora cambia tutto, quindi andiamo un po' a vedere come ti comporterai da 50esimo in poi. Va bene. Ci sei? Ci siamo. Dai, andiamo. Let's go. Allora, parti. No. Buono. È gol. Ah, è vero che non c'è più rimbalzo. Non c'è più rimbalzo. No. Ma allora. Sì, funziona così. Buona. 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 Pallone Wargaming. Speciale questa. Speciale, molto speciale. Pallone Wargaming. Santesimo. Bello. Questo gran tiro mi ha fatto fare. Bello. Si calcia questo... che è una meraviglia. 61. Bello. 62. Bello. Direttore, un po'... cosa? Da spostare? Da spostare. Ehi, Marco Frigatti, fai bene il tuo lavoro. Ok, giusto. No. Attenzione. Sì. Mamma mia. Facciamo il campo scout della sul DST. Filo. Attenzione. Fuori. Ai ai ai. Bella. E adesso bisogna... bellissimo. Bello. Adesso bisogna un po' modificare lo stile di calcio, perché bello, bello, bravo. Non va bene, eh? Grazie. Adesso difficile. Adesso è difficile. E adesso è difficile, signori. Ci fermiamo qua. Ne abbiamo calciati 70. Ne hai calciati 70. Lo sento, lo sento. Com'è? Un pochino affaticato, però. Adesso senti la gamba, eh? Perché... come l'adduttore. No! Citazione a qualcuno che dovete indovinare nei commenti. Si scherza, ovviamente, eh? Ora si fa sentire anche la fatica del calcio, perché dopo aver calciato 70 palloni, anche se non li devi calciare con un portiere, comunque sia, è difficile. Più che altro, quello che è difficile, secondo me, è mantenere anche la precisione, no? Sì, più che altro c'è anche il vento, poi sai quando rimbalza per terra può variare un minimo, quindi sì, non è facile calcolare tutto. Farei entrare l'assistente. L'assistente, devo ammettere che hai fatto la tua miglior serie finora. Ok. Su 20 tiri quanti gol pensi di aver fatto? Sono deciso fra due numeri, ti dico 13. Dai, sto basso. Di più, molto di più. Ne hai fatti 16. Ah, oh. Ne hai sbagliati solo 4. Ah, non pensavo. Beh, 16 su 20 non è male, signore. Non è male. Ci sta, ci sta. Allora bisogna proseguire con questa media. Quindi adesso sono a 48. Bravo. 48. 48 su su 70. Su 70. Bene, vediamo se proseguirai su questa linea retta oppure andrai a calare. Allora, va bene. Dai. Farei calciare. Adesso lo voglio vedere quel pallone lontano. Cioè, secondo noi l'avrà difficoltà come già adesso, allora come già adesso. Parti pure, Gabri. Ora è veramente difficile. Primo tiro. Gira troppo. Attenzione! No, non c'è! Allora, tiro di lato, vieni! E così entra! Dai, bello! Bello!
Buono. Bello, buono. Attenzione, bellissimo questo. Bello! Gran gol, devo dire. Dai, buono. Buono! Attenzione. No, sì. Buono. Fuori! Attenzione, gira. No! Attenzione. Ok. Siamo arrivati alla fila degli 80. Bello. Forza. Bello. No. Aspetta. Dentro. È entrata. Ecco, brigatti, che fai? No. Attenzione. Questa fuori. Questa. C'è. È entrata. Questa, attenzione, dentro, no. Hai gli ultimi palloni, dentro, ultimi due palloni, Gabri, bello, l'ultimo, per completare la serie dei 20, no! Mamma mia, ragazzi! Ha spiegato questo turno, però. Ti faccio i miei complimenti. È stata una serie bella. Bella, bella, bella. Mi è piaciuto veramente tanto. Sembra molto più facile di quello che è, ma la distanza è tanta qui, sì. Quanto pensi di aver fatto? 20 tiri, questa volta 12. Sei l'uomo dei pronostici, solo uno in più, 13. Ah, 13. 13. Ok, 13. Siamo a 61. Siamo a 61, esatto. Siamo a 61. Ora hai la fila più importante, ovvero la fila degli ultimi 10. Una fila che potenzialmente potrebbe segnare un record. Sì. Nella tua massima serie ha fatto 16. Ora 10 sembra facile, ma la distanza è tanta, la stanchezza pure. Allora andiamo a scoprire di che morte morirà. Se sarà 71. Perché non ce l'ha questa parte? Ah, non si può tirare dove si può. No, di là. Ma che fai? Oh, di là. Allora Gabri, puoi partire con il tiro, il primissimo, bello. Bello! Signori, e siamo a 1. 62. No! Ah! No, bene questo. No! Attenzione! Aia! Sbaglia il terzo. Sì. No! No! Attenzione! Sbaglia anche il quarto. Attenzione! No! Vai anche il quinto! No! Allora, calma, aspetta, calma. Calcola bene la distanza. Allora, hai un tipo di calcio che è molto a girare. Quindi, punta lì. Ma tu non devi dare! Calcia lì! Signori, fate il vostro! Punta lì! Bene. Calcia forte, punta lì e gira! L'ho piccata malissimo, però funziona. Hai visto? Perfetto! Oh! Ora non puoi sbagliare. Attenzione! Hai l'ultimo! Come ostacoli hai tantissimi palloni che sono già in porta. Hai l'ultimo! Canestro? Signori! Signori, allora, si è conclusa qua questa batteria di 100 palloni. Mi aspettavo forse leggermente qualcosina di più, però si vede che non è così semplice e scontato. Ah, diciamo, sì, sicuramente sui 70 potevo farcela di più, non lo so. Vabbè, ci sta, fa parte del gioco. Ogni tiro a sé, ogni tiro a sé. Sì. Però per il momento sei il recordman a... assistente. Questo è un Guinness World Record. Con ben 64 palloni dentro la rete ti classifichi come primo per ora. Complimenti. Okay.
64 su 100, signori. Volevamo sentire anche noi quanto com'è andato. Cioè, non avete sentito? Ma infatti abbiamo fatto anche un pronostico noi. Anche io ho fatto il pronostico, Io ho detto 40. Tu hai detto 40. Io ho detto oltre 60. Oltre 60. Io ho detto superiore al 50%, quindi 56, 57, 58, giù di lì. Marco Frigatti, dici? Il record da battere era di 0 e quindi è stato battuto. Come Guinness World Record abbiamo come punteggio 64. 64. Bravo. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, ma soprattutto se vi può piacere come format. A me, sincero, non mi è dispiaciuto. Curioso di vedere anche altri. Non è semplice, cioè, secondo me è complicato. È più complicato del... Divertente, poi la gamba regge tranquillamente. Ragazzi, commentate e fatemi sapere il prossimo ospite di questa 100 palloni football challenge. Colui che avrà fatto il record, secondo voi cosa vince? Le Adidas per Bugatti? 99 pare al mondo, Attenzione, spoiler importantissimo: il vincitore della competizione, ovvero della 100 pallone football challenge, potrebbe vincere le Adidas X Crazy Fast per Bugatti. Potevi dirmelo prima? La montare del valore delle scarpe in soldi. Quindi può scegliere o soldi o le scarpe. Però, signori, si conclude qua. Io ringrazio tutta la cabina di regia, il Pipega, seguitelo, Isaac Show, seguitelo, e Yassin direttamente dall'Inghilterra, ragazzi, calciatore professionista inglese, e il mio assistente di fiducia Andrea Cantinotti da Off Samuel, dall'MSP, dove ci troviamo adesso. È tutto, io vi ringrazio per aver visto questo splendido format, ci vediamo al prossimo video. È tutto, let's go al prossimo episodio, ciao.